Salve a tutti ragazzi, io sono Robby Rocks, benvenuti nel mio studio e benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo video in cui andiamo a parlare di un pedalino molto 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 interessante. Oggi infatti parleremo, se vi piacciono i riverberi, di Strymon Cloud Burst. Praticamente il Cloud Burst, come avremo modo di vedere in questa recensione, è un pedalino riverbo un po' particolare, lo dice il nome, Ambient Reverb. Quindi sì, possiamo anche in qualche maniera tirar fuori il classico riverbero hall, il classico riverbero room, ma è un pedalino che dà il meglio di sé, principalmente per tutti quei riverberi molto ampi, molto lunghi, che potremmo dire lush, dall'inglese lussureggianti, anche perché al suo interno c'è anche qualcosa di interessante. Praticamente abbiamo una sorta di simulazione di strings, quindi praticamente ensemble, come lo chiama Strymon, ossia praticamente tutti quanti gli archi che suonano insieme ci vanno a creare un tappeto sonoro. Quindi sicuramente è un riverbero particolare e che si presta moltissimo per chi vuole suonare appunto musica new wave, ambient, chill out e roba così. Prima di iniziare io voglio ringraziare Piazzo Musicali per avermi inviato questo pedalino. Infatti questo pedale mi è stato inviato proprio su mia espressa richiesta, proprio perché ero veramente curioso di provarlo. Lo sappiamo tutti, Strymon, come anche altri brand, Lexicon, Eventide, sono dei marchi che hanno un nome importante, sono dei marchi che quando vi fanno un prodotto voi potete andare sicuri che quella roba lì è una roba di qualità. Poi attenzione, che piaccia o meno, ovviamente la si va a gusti, ma sulla qualità veramente quando si parla di Strymon non si può dire che sia meno, anzi siamo proprio al top. Quindi ci tenevo proprio a provare questo qui, anche perché in passato io ho già provato, ho già avuto lo Strymon Big Sky, Blue Sky, e questo qua mi mancava, mi era proprio interessante. Fra l'altro ho fatto anche una live streaming qui sul mio canale poche settimane fa, in cui siamo andati a confrontare proprio questo Strymon Cloud Burst con un altro grande pedale sempre recensito qui, ovvero l'Eventide H9, sempre per quanto riguarda lato riverberi, ok? Quindi io ringrazio di nuovo Piazzo Strumenti Musicali per avermi inviato questo pedale. Non posso far altro che invitarvi a fare un salto sul loro sito piazzostrumenti.it e anche a fare un salto sul loro negozio, se per caso siete dalle parti di Padova, a Mestrino. Direi dunque di non indugiare oltre e cominciamo subito. Ebbene, come potete sentire già da subito, è qualcosa veramente di spaziale, è qualcosa veramente che riempie molto. Effettivamente questo, a grosso modo, è quello che fa questo pedale. Praticamente riverberi grandi, riverberi ampi, riverberi molto 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 avvolgenti. Cominciamo a dire innanzitutto che lo Strymon Cloud Burst prende l'algoritmo Cloud Verb del già famosissimo Strymon Big Sky. Sicuramente conoscerete il Big Sky, che è quel pedalozzo azzurro molto grande di Strymon, il quale al suo interno ci sono vari algoritmi: riverberi hall, riverberi room, riverberi shimmer, e c'è anche uno di questi algoritmi, si chiama appunto Cloud Verb. Ebbene, questo algoritmo Cloud Verb è quello che Strymon ha cacciato, per così dire, dentro a questo pedale, al Cloud Burst, con qualche differenza
Infatti, diversamente dal fratello maggiore Big Sky, non è possibile andare a controllare direttamente, ad esempio, high dump, low dump, quindi praticamente il controllo delle alte e delle basse, quindi alcune cose non ci sono, ma altre cose come il controllo ensemble qui in cima, che vedremo tra un attimo, sono state inserite. Bene, sicuramente un pedale dunque riverberone, chiamiamolo così, e io direi di andarlo a scoprire. Prima però diamo un'occhiata alle connessioni, quindi tutte le connessioni che presenta il pedale si trovano sulla parte frontale. Abbiamo un input, un output che, attenzione, sono sia mono che stereo. Questo significa che possiamo collegarci con un cavo jack TS, ossia un jack mono, oppure con un cavo TRS, vale a dire un jack stereo. Naturalmente, se dobbiamo andare su due canali separati, dovremo ovviamente munirci di un connettore ad Y per praticamente sdoppiare i due canali. Possiamo dunque andare a indicare al Cloud Bust la modalità con cui deve operare, quindi con questo switch qui in alto possiamo scegliere se l'ingresso deve essere mono ed uscire in mono, se l'ingresso deve essere mono ma uscire in stereo come in questo caso, oppure l'ingresso deve essere stereo e l'uscita ovviamente stereo. Quindi praticamente abbiamo tutte le possibili connessioni disponibili, sia entrambi mono, sia entrambi stereo, oppure l'input mono e l'uscita stereo. Abbiamo poi un ingresso multifunzione XP MIDI, qui possiamo collegarci un pedale di espressione per andare a controllare vari parametri, quelli che vogliamo, del nostro pedalino, in modo da andare a muoverli, per così dire, in tempo reale con un pedale di espressione, oppure possiamo entrare sempre con un jack TRS in modo da controllarlo tramite MIDI con un controller MIDI esterno. Abbiamo poi una presa USB-C con la quale possiamo collegarci al computer per fare l'aggiornamento firmware, perché sì ragazzi, questo naturalmente è un pedalino digitale e come ogni digitale che si rispetti di oggigiorno può subire modifiche, ossia miglioramenti. E infine concludiamo con la presa per l'alimentazione, che è il classico standard Boss a 9 volte in corrente continua con il centro negativo. Detto questo, quindi andiamo a dare un'occhiata al pedale, come funziona, quali sono i controlli che abbiamo a disposizione. È veramente molto semplice, perché ovviamente abbiamo tutto lì, non ci sono controlli secondari o combinazioni strane. Andiamo a dare un'occhiata. Quindi ci troviamo in questa situazione dove abbiamo un unico pulsante centrale che ci serve per accendere e spegnere naturalmente l'effetto, e abbiamo vari controlli. Naturalmente cominciamo dal più semplice in alto a destra, ossia il controllo mix. Il controllo mix ci permette di definire la quantità di effetto, la quantità di riverbero. Quindi si va da un minimo, che equivale praticamente ad avere il pedale spento, fino a un massimo in cui praticamente sentiremo solo la parte riverberata, ma non sentiremo quello, la parte nostra, la parte dry. Ok, ecco, secondo il manuale Strymon, se vogliamo un 50-50, vale a dire la stessa intensità sia del segnale riverberato che del segnale dry, dobbiamo mettere questo controllo circa a ore 3. In questo caso io lo abbasso un po' perché è veramente troppo ingombrante, diciamo così. Bene, abbiamo poi il controllo decay, che praticamente non fa altro che rendere il riverbero più corto, quindi se lo metto al minimo sarà una cosa molto stretta, quasi una room, una stanza. Mentre se lo allungo di più andrò praticamente a ingrandire questa stanza anche in maniera molto esagerata, portiamolo al massimo. Non termina più, è infinito. Lo abbassiamo un po'.
Ed ecco che così andiamo a chiuderlo. Allora, attenzione, perché il controllo decay in realtà non controlla solo il decadimento, vale a dire in quanto tempo ci mette a smorzarsi, per così dire, il riverbero. In realtà, stando a quanto dichiara Strymon, il controllo decay va a regolare varie sfaccettature del suono. Certamente la cosa più evidente è appunto la lunghezza del riverbero, non per niente il controllo si chiama decay, ma in realtà è abbinato anche al controllo di altri fattori come high dump, low dump, vale a dire che andando a modificare il decay in realtà vado a modificare anche il comportamento del riverbero, che non è mai lo stesso. Abbiamo poi sotto il controllo pre-delay, che è molto bello, molto interessante. Io lo dico spesso qui sul mio canale, io faccio molto uso del pre-delay. Il pre-delay, praticamente, lo dice il nome, è un ritardo delay pre, messo prima. Praticamente nel momento che suono, dal momento in cui parte il riverbero, c'è un lasco di tempo, e questo lo vado a definire con il pre-delay. Quindi se io metto il pre-delay a 0, questo significherà che nel momento in cui batto il plettro sulle corde, il riverbero avverrà praticamente istantaneamente in tempo 0. Ok? Al contrario, invece, cosa succede? Se io prendo il pre-delay e lo aumento, adesso esageriamo, portiamolo anche al massimo, così vediamo anche qual è il suo valore massimo, ci sarà un ritardo tra il momento in cui vado a plettrare e il momento in cui esce, per così dire, il riverbero. Sentiamo. Circa 2 secondi, potremmo dire. Riproviamo. Ecco, questo è un ritardo veramente tanto, veramente esagerato. Quindi magari io potrei andare a regolarmi questo pre-delay in un, per così dire, ad un tempo, ad un valore per me ottimale, in modo tale di far cosa? In modo tale di mantenere nitido quello che io sto suonando sulla mia chitarra, in modo da non impastarlo troppo con il riverbero, in modo quindi da staccarlo temporalmente dalla parte riverberata. Questa è una cosa interessante, perché mi permette di avere un valore mix, quindi una quantità di riverbero, una presenza di riverbero sicuramente interessante, ma lo stacco dal segnale dry in modo che comunque la parte suonata, la parte dry della mia chitarra sia comunque intelligibile. Allora, se esagero ovviamente troppo, tiriamo indietro ancora un pochetto, potete notare ho molto riverbero, ma comunque il segnale della mia chitarra, il mio segnale dry, ossia questo, è molto intelligibile, non è impastato con il riverbero stesso. Questo proprio grazie appunto al controllo del pre-delay. Abbiamo poi il controllo tone, che naturalmente non è altro che chiaro o scuro. Ovviamente questo è un controllo più che altro delle alte, significa che se metto il controllo praticamente completamente in senso anti-orario, come in questo caso, avrò praticamente un suono scuro. Funziona un po' da filtro. Sentite che scuro è il riverbero. Al contrario, invece, se alzo questo, lo mettiamo al massimo, avrò per così dire un riverbero più chiaro, più brillante, più squillante.
quale è giusto, quale è sbagliato. Ovviamente qua si va in base al gusto, qua si va in base un po' anche a quelle, qual è la sonorità che stiamo ricercando. Personalmente preferisco dei riverberi leggermente più scuri. Abbiamo poi la mod, la modulazione, che naturalmente va ad introdurre una modulazione. Allora, sempre da manuale Cloudburst, il controllo mod da 0 a ore 12 funziona come il controllo depth di un qualsiasi chorus, vale a dire vado a definire quanto ampia deve essere l'oscillazione, quindi la profondità di questa oscillazione. Dalle ore 12 fino al massimo invece mi funziona come rate, quindi vado a controllare lo speed, ok? Quindi la velocità di questa modulazione. Quindi questo è molto interessante, questo controllo, perché in questa posizione così mi può funzionare come un leggero chorus che mi va un po' ad alterare il segnale riverberato, bello da sentire, non invasivo. Quando vado su invece cominciano a esserci cose strane, diventa quasi una sorta di vibrato, quasi una sorta di vibe, ok? Che adesso andiamo a sentire. Quindi parto con il mod a 0. Spero che la differenza si sia sentita, almeno qui da me in cuffia era molto evidente. Quando mi trovavo nelle posizioni oltre le ore 12 si sentiva proprio il classico ok, del vibrato, mentre sotto è un semplice chorus. Ecco, da notare che quando questa modulazione è a zero praticamente si viene a verificare il famoso effetto zing, ovvero riverbero orrendo da sentire. Sembrerà strano parlando di Strymon, ma è così, ma è normale perché tutti i riverberi funzionano allo stesso modo. Zero mod vuol dire che non c'è nessuna modulazione, quindi significa che super giù la riverberazione, ovvero il segnale riverberato, è identico a quello che io ho suonato e si sente praticamente questa sovrapposizione di parti ritardate, che praticamente sarebbe riverbero, che crea quella sorta di effetto metallico in genere viene chiamato zing. Lo possiamo sentire meglio ancora schiarendo un po' il tono. Sentite. Sentite come c'è questo zang, zang, scusate, mi prenderete per deficiente, ma non so come altro spiegarlo. Se io non faccio nient'altro che aumentare un po' la modulazione senza toccare niente, ecco che tutto cambia. Aumentiamo di più ancora la modulazione. Sentite come la parte riverberata non è più lineare, ma è un po', ovviamente, per così dire, stonata, e di fatto è proprio quello che fa la modulazione, va ad alterare l'intonazione, si parla di qualche centesimo di tono, del segnale riverberato. Ecco, una cosa che
a momenti dimenticavo, voglio ricordare che tutte queste regolazioni qua, in particolar modo tono e mod, vanno ad influire solo e unicamente sul segnale riverberato. Questo non significa che vado ad alterare il segnale dry della mia chitarra, quindi quando vado a regolare tono chiaro scuro o modulazione tanto a poca modulazione, mi sto riferendo al segnale riverberato. Il segnale della mia chitarra dry rimane sempre lo stesso. Veniamo però al controllo un po', per così dire, interessante e che lo rende differente da appunto il Cloud Verb presente su il Big Sky. Sto parlando del controllo Ensemble che vediamo qui in alto vicino al LED rosso. Ebbene, questo è un controllo che lo possiamo vedere in off, MP o forte. Questi qua sarebbero praticamente off, vuol dire che è spento, MP sarebbe mezzo piano, forte sta per forte. Questo va ad indicare praticamente l'intensità di esecuzione. Normalmente questi vengono utilizzati nella notazione musicale per indicare come i musicisti devono suonare una determinata parte. Trattandosi sostanzialmente, come vedremo tra un attimo, di una simulazione di violini fondamentalmente, ecco che con off ovviamente non sentiremo nulla, con mezzo piano li sentiremo ma in maniera leggera e con forte li sentiremo molto marcatamente. Quindi adesso siamo su off. Mettiamoci su mezzo piano. Molto 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 bello da sentire. Sentiamo subito, poi facciamo qualche considerazione e valutazione, anche invece la modalità forte, vale a dire la stessa cosa, ma ovviamente si sentirà molto di più. Ecco, allora sicuramente avrete notato una cosa, o almeno è quello che ho notato io. Forte è proprio forte, cioè si sente veramente tanto di più questa ensemble, quindi questa, gli archi, i violini, rispetto a quello che sto suonando. Però purtroppo qua, secondo me è un po' una pecca, il fatto che mezzo piano non mi pare molto un mezzo piano, ma mi pare più che altro un moderato, voglio dire che comunque anche il mezzo piano è, come in questo caso, è comunque molto presente. Purtroppo non c'è modo di regolare. Sarebbe stato, a parer mio, più interessante, più bello, se proprio devo dire la mia, un controllo rotativo con il quale andare a regolare questo ensemble. Magari, che ne so, una sorta di mix ensemble che vado da 0 a 100, con il quale posso andare a regolare in maniera graduale la quantità di questi violini. In questo caso stiamo quindi possiamo passare da niente, da tanto
a troppo, sostanzialmente, almeno personalmente, questa è la mia impressione. Per terminare vorrei spendere due parole sull'utilizzo del pedale di espressione. Come vi dicevo infatti all'inizio del video, possiamo collegarci un pedale di espressione all'ingresso XP MIDI, come ho fatto io in questo caso, in cui vedete ho collegato il mio AMT direttamente al Cloud Burst. Il pedale di espressione deve essere connesso tramite jack TRS, vale a dire il classico jack stereo. E attenzione, il pedale di espressione può assumere svariate funzionalità. Lo posso utilizzare come freeze, per frizzare, quindi congelare la riverberazione, come infinite, per rendere quindi un riverbero infinito, e molte altre cose. Naturalmente per fare questo io vi invito ad andare a leggere il manuale, perché ovviamente c'è tutta una procedura di tenere premuto il pulsante durante l'accensione per andare a modificare il comportamento del pedale di espressione. In questo video naturalmente vi mostrerò quella, per così dire, la funzione principale e quella che è, per così dire, di default, di fabbrica, ossia il controllo, per così dire, minimo massimo. In questo caso l'ho collegato e che cosa succede? Succede che di default il pedale di espressione è associato al controllo mix, quindi quando io andrò ad abbassare completamente il pedale di espressione avrò un controllo mix bassissimo. Infatti sentite che il riverbero è proprio poco, ok? Se alzo il pedale di espressione succede il contrario. Quindi naturalmente potremmo dire che si comporta proprio come un controllo del volume del riverbero. Naturalmente questo è solamente l'impostazione di default, vale a dire quello che è stato impostato di fabbrica. Noi lo possiamo cambiare e associare il pedale di espressione a qualsiasi cosa noi vogliamo. Qualsiasi cosa noi vogliamo vuol dire che io lo posso associare ad uno o anche a tutti i parametri, i quali andranno a muoversi contemporaneamente e simultaneamente. Vediamo come. Per andare a configurare il pedale di espressione non devo fare altro che premere per almeno 2 secondi il foot switch. Quindi, come potete vedere, ora il LED è diventato verde. Così è rosso, così è verde. Questo sta ad indicare praticamente la posizione in cui si trova il pedale. Quindi supponiamo che io, quando mi trovo con il pedale completamente in avanti, voglio un riverbero molto chiaro. Quindi che cosa farò? Andrò a prendermi i toni, me li metto quasi al massimo, mi metto il mix bello alto, forse un po' troppo, e me lo metto anche bello lungo il decay. Al contrario, ad esempio, quando abbasso il pedale di espressione, voglio invece avere, il mix lo lascio anche uguale, però voglio un tono più scuro, ok? E magari un decay più breve. Una volta che ho finito, premo un'altra volta il pulsante centrale ed ecco che le impostazioni sono state salvate. Quindi così avrò un riverbero scuro e breve. Quando alzo, invece, ebbene, quindi io spero che con questo video aver fatto una cosa gradita, spero che vi sia stato di interesse, soprattutto che sia stato utile per mettervi nei panni, nelle condizioni di capire se questo può essere un prodotto che fa il caso vostro oppure no. Certo, è un pedale prettamente ambient, quindi se devo fare rock and roll o devo fare metal magari non è che sia proprio indicato, però ovviamente con delle regolazioni minime posso comunque, come avete sentito, tirarci fuori anche delle room, anche se
se magari per un utilizzo così non è proprio il pedale più indicato. Se per caso già possedete un Big Sky o il Blue Sky, magari magari possedete anche questo, avete le vostre idee o avete avuto il modo di confrontarlo, scrivetemi cosa ne pensate, scrivetemi qual è la vostra opinione, che sono molto curioso. Detto questo, io voglio ringraziare comunque Piazzo Strumenti Musicali per avermi inviato questo pedale, avermi dato l'opportunità di provarlo e di recensirlo anche per voi. Vi invito a fare un salto sul loro sito piazzostrumenti.it o di passare appunto in negozio a Mestrino in provincia di Padova. Vi ricordo inoltre di utilizzare il codice sconto RobiRox, che vi dà diritto per ordini superiori ai 99 euro ad uno sconto del 5%. Quindi mi raccomando, c'è questo piccolo regalo che io e Piazzo abbiamo deciso insieme di fare appunto per gli utenti di questo canale, fatene buon uso. Detto questo, io vi invito come al solito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, sono sempre operazioni gratuite che male non fanno, io vi ringrazio sin da ora, e inoltre fate un salto anche sul mio sito www.robirox.it, dove potete trovare patch, preset, impulse, response e quant'altro per i più svariati sistemi digitali. Ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!